Mister, si riparte dopo la sosta, che squadra ritrovi e se questi giorni sono un po', non dico tribolati, però insomma diversi infortuni, gente che rientra, eccetera, come si riparte? La sosta è stata chiaramente frastagliata tra nazionali, tra infortuni, si è lavorato con quelli che si era a disposizione. Negli ultimi giorni si sono aggregati quei giocatori che avevano dei problemi, si è lavorato benissimo, si è lavorato molto bene su quelli che erano i principi, i difetti che si sono riscontrati in queste 5, 6, 7 domeniche, e quindi siamo pronti per affrontare una partita come quella col Genoa. Che partita ti aspetti a Ferrari, se insomma già una squadra che ha avuto un buon inizio di campionato? Un ottimo inizio di campionato, mi aspetto una squadra molto aggressiva, una squadra che rispecchia quello che è il modo di essere del suo allenatore. Sappiamo quali sono le armi che loro metteranno in campo e noi in questo non bisogna essere da meno. Senti, in settimana Cucciarelli ha detto che probabilmente una delle differenze, diciamo, di quest'anno è quella che si cerca un po' meno la profondità rispetto agli anni scorsi. Lui dice che hanno un aspetto, diciamo, più difensivo. Te sei d'accordo con questo e se mai... No, io su quella che è l'interpretazione che date voi a quelle che sono le parole di Pucciarelli, non sono le parole di Pucciarelli, perché poi ci ho parlato, ho letto l'articolo che ha fatto e mi ha dato un po' noia, gliel'ho detto, perché non è vero che noi non si cerchi la profondità, non è vero che noi si pensa a difendere, e lui chiaramente mi ha detto no, io non volevo dire questo, per cui... se poi a questo inizio di stagione ci si va a complicare la vita con queste parole, si va a peggiorare quello che è un andamento che già è complicato di suo. La squadra fa quello che deve fare, ha dei limiti, come penso qualsiasi altra squadra che è in classifica, che è in quella posizione di classifica, e ne viene fuori solo assolutamente pensando tutti alla stessa maniera. E sono straconvinto che Puccia non voleva dire, il senso di quello che diceva non era quello. Poi chiaramente voi fate il vostro mestiere e quindi estrapolate quelle che fa più notizia, per cui su questa roba qui non ci voglio neanche entrare. Quali sono però allora questi difetti? Dice, io stavo concentrando sui difetti che avevamo, è chiaro che uno guarda i vostri numeri, quindi vabbè, due gol, dice lei non fa gol, però immagino ci sia molto dietro, e non è solo quello, immagino. Dov'è che avete lavorato di più? Si è lavorato su tutti quelli che sono i principi che siamo abituati a lavorare, da quella che è la fase difensiva, da quella che è la fase offensiva, portando un po' di attenzione in più a quelli che sono i particolari tecnici, che in questo scorcio di campionato sono venuti un pochino meno, un po' per la bravura degli avversari e un po' anche per difetto nostro. Quindi si è lavorato in questa maniera. Senti Giovanni, partita con il Genoa, tornano Laurini e Costa a disposizione, come stanno e se possono giocare tutti e due dall'inizio? Stanno bene e c'ho da valutare se effettivamente entrambi possono garantirmi sia sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto di durata, l'impegno che andiamo incontro. Per cui parlerò con i ragazzi, vedrò un pochino quello che... anche il resoconto di questa settimana, perché poi questi ragazzi si sono allenati chiaramente gli ultimi due giorni e quindi c'ho da valutare questa roba qui. Insomma, è ancora domani mattina, dopo essermi confrontato un po' con loro, vedrò qual è la situazione migliore per la squadra. Genova è una squadra molto aggressiva, sì. Squadra che comunque vi fa, sappiamo quali sono le caratteristiche. L'Empoli come dovrà comportarsi, cioè come dovrete ovviare a questo? Alla stessa maniera, se loro ci mettono aggressività bisogna che ci si metta anche noi aggressività, pulendo quando di sporco loro creano, perché loro hanno dei vantaggi creando questo sporco e noi bisogna essere bravi a eludere questo sporco che loro creano, a pulirlo e senza snaturare quelle che sono le nostre qualità tecniche, che sono notevoli, lo so che voi non le vedete, io le vedo. Senti, hai già in mente la formazione del campo e se hai invece qualche dubbio ti porterai fino a... No, i dubbi sono riferiti a questi due ragazzi, mi ha fatto la domanda a lui prima. Formazione ce l'ho delineata, se non in questi
devo confrontarmi con questi due ragazzi, perché poi i problemi fisici che hanno avuto, uno per una maniera, uno per l'altra, devo vedere quale la situazione mi garantisce di più sotto appunto la durata dell'intera gara. Non posso perdere giocatori e durante la partita, non posso bruciarmi dei cambi durante la partita per questa roba qui. Ecco perché devo valutare bene le condizioni psicofisiche di entrambi. Si parla tanto di saponare, è chiaro, insomma, una scelta tecnica, però insomma andava a interessare un giocatore che comunque ha fatto un po', cioè, sarà che qualcuno ci ha fatto un po' di eterologie, eccetera. Lo vedi pronto per il rientro domani? Sì, io quello che dovevo dare come segnale l'ho dato, per cui Riccardo è un giocatore che ha bisogno di essere instradato. Lui la strada non l'ha mai persa, tranne in qualche circostanza, perché comunque dietro c'ha un passato importante, una pressione forte da quello che è il mercato, da quelle che sono condizioni di salute sua, e quindi questa roba qui l'ha un pochino frenato. È chiaro, non è che dall'oggi a domani si guarisce da quella che è tutta questa roba che lui c'ha addosso. Però chiaramente io non posso pensare che l'Empoli possa attraversare un campionato e cercare di superare quelle difficoltà senza Riccardo Saponara. Riccardo Saponara lo conosciamo, giocatore con valore aggiunto. È come se io alla Juve togliessi Dybala o togliessi Higuain. Io non posso togliere all'Empoli un giocatore del genere. Ci sono dei percorsi durante un campionato dove oltre alla carezza, oltre all'aspetto puramente affettuoso, c'è da anche dare dei segnali differenti, anche in virtù di quella che è una credibilità che devo mantenere all'interno di un gruppo. Per cui Riccardo sta bene, Riccardo gioca e Riccardo ci tirerà fuori da questa situazione. Storicamente, mia domanda, i calci piazzati anche a Genova sono stati molto importanti, diciamo. Quindi, ho visto che ha insistito molto su questo aspetto, è un aspetto che curi chiaramente sempre, e sì, insomma, questo è una risorsa importante. Su quello che è lo sviluppo di una settimana, di un microciclo settimanale, ci sono dei tempi per andare a lavorare su determinate situazioni, e il venerdì e sabato si lavora su quelle difensive e su quelle offensive. Il tempo impiegato è uguale a quello di sempre, porto delle modifiche a secondo delle posizioni degli avversari, per cui ho bisogno di tempo. Chiaramente voi per la prima volta eravate qui, quindi avete visto anche un po' l'orario, però vi assicuro che non ho fatto né più né meno di altre, non ho allungato i tempi o accorciato i tempi rispetto alle ultime settimane. È sempre questo il lavoro, sperando che ci vada. È un mezzo per portare un risultato, anche quello. Ci credono, in passato si è avuto dei grossi vantaggi in questa roba qui, e spero che sia anche così quest'anno.